Che cosa si tiene oggi qui a Ponte Buggianese? A Ponte Buggianese facciamo questa giornata dedicata ai malati e agli operatori sanitari. Penso sia la prima fatta nella Val di Nievole. E come si svolge questa giornata? Arriveranno i malati, più che malati, i disabili, le persone che sono presso la RSA, e faremo prima il rosario alle 4:30. Finito il rosario ci sarà una merenda offerta dall'Ordine di Malta con la collaborazione della Conad di qui di Ponte Buggianese, per fare una merenda con queste persone anziane e malate. Successivamente aspettiamo l'arrivo del Vescovo Monsignor Filippini e ci sarà la Santa Messa. Senta, perché Croce di Malta vicina a questo mondo? Quello che è lo spirito dell'Ordine di Malta è quello di essere vicino ai malati e senza tetto. E oltre ad essere la difesa della fede, siamo vicini ai bisognosi e ai signori malati. Siamo appena tornati da Malta con i malati e eccoci qua a fare una giornata qui a Ponte Buggianese. L'Unicalzi è l'associazione che si occupa di accompagnare malati a Lourdes, santuari internazionali come Fatima, Bannò, naturalmente Loreto quando viene fatto, perché ora è in una fase di ristrutturazione, ma facciamo anche incontri locali con un nostro calendario ben preciso che di solito mensilmente almeno una volta se non due ci incontriamo e incontriamo i nostri disabili, i nostri anziani, i nostri malati che poi magari li invitiamo a partecipare anche a un pellegrinaggio.